il 17 andare a votare e votare sì. Convintamente, l'abbiamo detto oggi con una conferenza stampa al Comune di Napoli, in difesa della natura, del territorio, del paesaggio, contro i privilegi, contro le lobby, contro le oligarchie, contro le concessioni infinite, per la Costituzione, articoli 1, 9, 32 e altri, innanzitutto la tutela del paesaggio, uno sviluppo sostenibile. E a Napoli abbiamo dimostrato di non fare solo battaglie politiche con le parole e rispettiamo soprattutto la sovranità popolare convintamente, tant'è che siamo l'unica città d'Italia che ha rispettato la volontà referendaria del giugno 2011 sull'acqua pubblica. Quindi noi crediamo nella difesa dell'acqua, della terra, dei nostri territori, contro le politiche liberiste che portano anche alle guerre, perché abbiamo ricordato oggi in conferenza stampa che per quanto riguarda la fornitura di armi il governo Renzi si è contraddistinto per essere ai primi posti. Noi chiediamo un po' più di difesa del territorio, un po' più di rispetto per la natura, un po' più di opere pubbliche utili e non andare invece continuamente sulla strada del massacro dei territori, delle montagne, dei mari. E noi non consentiremo che quello che è accaduto in Val d'Agri, in Basilicata, possa accadere nei nostri mari, qui davanti Napoli. Ricordiamoci anche la delibera che abbiamo fatto sul porto di Napoli denuclearizzato. Penso che su queste battaglie Napoli ha dimostrato di essere la capitale delle politiche antiliberiste del nostro paese per la costruzione di una democrazia dal basso che fondi nella partecipazione dei movimenti popolari una delle sue punti di forza e non di debolezza.